250.000 euro con Federico. È la seconda, è la terza? No, la prima in realtà. La prima proprio, sì, sì, l'avvocato volta. Sempre, se no Flora. Sì, sì, sì. E adesso allora benvenuto nell'Empireo. Grazie. Dei campioni. Samira, Ginevra, pronte, non vedo l'ora, tutti noi qua. Magari si potesse far festa, non dico altro, basta, scaramanzia. La cuffia, sì. Campione, se vi va, naturalmente lo sapete, giocate mentre ti fate per Federico, giocate insieme a lui, insieme a noi. Quando mi dici tu? Vai, andiamo. Prima coppia di parole. Sapore. Autore. Sapore. Ghigliottina. Partiamo dal massimo, abbiamo ahimè dimezzato la cifra, ancora naturalmente stratosferica. Autore e adesso errore. Amore. Amore. Ghigliottina. Bravo. Segreto. Mistero. Mistero. Ghigliottina. Calma. Autore, amore, segreto. Quarta parola. Breve. Bene. Breve. Ghigliottina. Corregge il tiro il campione. L'ultima è brindare oppure baciare. Brindare. Ghigliottina. Benissimo. Una ghigliottina da 62.500 euro. Federico, autore, amore, segreto, breve e brindare. Le cinque parole, serve quella che ti fa vincere. Dai, buona fortuna. Tempo va, passano le ore, ma qui in realtà passa il minuto, quello che potrebbe un minuto dopo dirci che Federico è un campione che vince 62.500 euro, perché siamo partiti dal massimo, da 250.000 euro. State provando anche voi, state già scrivendo, pubblicando, chattando, sfidandovi, spero di sì, spero soprattutto vi stiate divertendo insieme a noi. Autore, amore, segreto, breve e brindare. E le professoresse sarebbero prontissime lì, felicissime di poter brindare idealmente tutti insieme, distanziati, lo sapete, la prudenza ancora deve regnare, distanziati ma sempre, come dire, legati nell'affetto, nel tifo, nella passione di questo gioco. La ghigliottina di questa sera, il nostro Federico. Federico, adesso come fossi professore all'università, sì, ti puoi levare la cuffia. Grazie. Se te va, se no con la cuffia dici adesso, entri in aula, fai la lezione, ci porti la tua parola. Okay. Prego. Ho scritto storia. Che tu, la tua laurea. Sono laureato, tra l'altro, sì, per questo ho pensato. Storia, religione e antropologia. Antropologia, e quindi dice, vado in una, sì, delle mie grandi passioni. Storia, prego. Allora, l'autore di una storia. Certo. Di chi scrive una storia. Una storia d'amore.
Certo. Una storia breve, che è un tipo di racconto, comunque, cioè so che c'è un racconto breve, però storia breve. No, pure quando va male. Quando è, esatto. No, nella vita dico, sì, storia sì, esatto, breve. Quando una cosa va male. La storia breve, sì, esatto. Sì. Poi ho questo ricordo, non so se brindare alla storia è tipo un riferimento, penso sia un riferimento di un personaggio storico, probabilmente, o di uno scrittore. Non lo so, non vorrei dire una cosa che poi faccio sicuramente una figuraccia. E storia e segreto, non lo so, il segreto è, non lo so. Tu sei giovanissimo, sì. Ma sei anche cantautore. Ma mi è arrivato adesso però. Quale? Successo. No! No, allora bene. Non è successo. Allora, sei giovane, sì. Sei molto giovane e questo, sì. Godi di tutto il tempo, non avere fretta. Ma appunto sei cantante, sarai cantautore. Quindi bisogna anche sapere le nostre tradizioni, le nostre radici. Quanti anni hai? 20, 22? 22. 22, che Dio te benedica. Io qualcuno in più, qualche mese in più. Autore, amore, segreto, breve, brindare. Se io ti aggiungo champagne, a che si brinda con Peppino Di Capri? Champagne per brindare a un... Perfetto. Lo so, mi dispiace. Noi, tra noi, sì. Questo, la vita e l'arte, quando arrivate, io quando prima della puntata, che vi dico benvenuto, benvenuti, e cosa stiamo facendo lì? Un dialogo. Marrendo, stasera Marrendo, mi dichiaro prigioniero politico, la parola è incontro. Incontro con l'autore, un incontro romanticissimo d'amore, un incontro segreto e poi breve incontro, che è anche un film, un capolavoro del 1945, già andava dal cinema da solo, in fate finta, senza sapere. È un gioiello, film capolavoro, brindare champagne per brindare a un incontro. Già con te, che già eri di un altro, troppa allegria, bah, non ci meritiamo questa cosa. E qui te la rifaccio? No, no, chiaro. Va bene. E quindi, mannaggia, la storia stasera ci dice che la puntata finisce con un incontro tra noi, va bene. Un anziano conduttore e un giovane campione, Samira Ginevra, amiche, amici, qua in teatro, grazie. E adesso l'incontro è col TG1. TG1 è l'incontro delle 20. Champagne! Ci rifaremo.